autori del libro, c'è questo morbo a Nola. No, lei ha detto. Sì, parliamo di questa traduzione del libro di Cavallari, il medico del nel 1602 ha descritto l'epidemia nolana del 1600, quando praticamente tante piogge in primavera fecero straripare i argilagni, quindi l'acqua stagnante poi imputridì e ci fu questa epidemia provocando solo a Nola 8.000 morti, quindi quasi un terzo della popolazione dell'epoca. E quindi il Cavallari, che era un medico di Napoli, ha scritto questo libro 2 anni dopo questa epidemia, illustrando tutte le cause e anche la sintomatologia. Sono riportate delle autopsie in cui praticamente poi da queste autopsie noi deduciamo che si trattasse di malaria vera e propria, nel vero senso della parola, mentre la parola malaria all'epoca si intendeva l'ispirazione di aria. Una cosa che non c'entra, il Covid di oggi, che cosa c'è di attinente con questo? C'è, infatti io parlerò un poco dell'attualità di questo volume, di questa opera, perché chiaramente come all'epoca esistevano delle situazioni ambientali critiche per quanto riguardava i argilagni, così anche oggi, così come l'uomo è inserito in un ambiente e quindi anche il Covid proviene dalla distruzione dell'ambiente naturale, perché i virus che si trovano tranquillamente nel loro habitat naturale, a un certo punto quando noi uomini incominciamo a distruggere il loro ambiente, loro cercano di scappare e quindi di cercare un altro posto dove andare. Ma questo libro fu presentato diversi mesi fa? No, allora noi abbiamo avuto una presentazione così, c'è una lunga vicissitudine alle spalle di questo libro, perché doveva essere sponsorizzato dal Comune di Nola nel 2014, perché ricorreva l'anniversario di San Camillo. I fatti sono collegati perché San Camillo intervenne a Nola durante questa epidemia del 1600, e quindi in quell'occasione pensammo anche di far uscire questa traduzione, solo che non si sa perché, per quale motivo poi questo libro non è stato più pubblicato, noi abbiamo visto solo le bozze, poi non abbiamo visto più niente. Quindi, ecco perché oggi l'occasione ci è stata offerta da Lions Host Giordano Bruno, i quali hanno sponsorizzato l'edizione vera e propria di questo libro con i nostri commenti. Tutte quello e mio due, e quella della professoressa tutte Campo. E due Lions di Nola, Host Giordano Bruno. Ah, Host Giordano Bruno. Sì. Sì. Stamattina c'è stata anche una riunione di tutti gli host, cioè di tutte le associazioni Lions della Campania. Sì, probabilmente proprio per in questa occasione si è voluto presentare il libro oggi praticamente. Sì. Sì, okay.